Avellino, siamo qui con la controparte dopo aver intervistato Coach Olive, siamo anche qui con Coach Robustelli, ringraziamo Coach Robustelli per essere qui. Coach, avete provato a ripartire dopo 4 volte, siete andati addirittura in vantaggio, avete provato a provare con energia, a trovare il risultato, ma forse anche un po' di più il Taranto ci ha messo del suo. Se noi sappiamo di essere costretti a fare questo tipo di partite, la nostra caratteristica è quella di provare a imprimere un ritmo diverso alla gara, di provare ad essere aggressivi partendo dalla difesa. Ci siamo riusciti non tanto all'inizio, poi siamo riusciti a provare una dimensione più offensiva. Chiaramente sapevamo di venire in un campo molto molto duro contro una squadra che ha vertecinato la classifica con merito, lo ha dimostrato questa sera. Noi siamo stati bravi a non far pesare forse la differenza di punti che adesso si paga in classifica, ma usciamo contenti da questo campo perché sappiamo di esserci con la linea di playout sul campo adesso e quindi siamo pronti, abbiamo dato il segnale di essere pronti per la corsa playout. La vostra stagione è stata una stagione purtroppo caratterizzata da un problema economico che purtroppo ad Avellino è una causa costante da circa 2 anni. Ricordiamo che la Scandone 2 anni fa era un passo dalla semifinale di Coppa Italia contro le... era un passo da vincere contro l'Epica Saprissi. A distanza di 2 anni siete davanti a uno scenario un po' triste, diciamo sportivamente parlando, ma su quale chiave hai lavorato con questi ragazzi durante la stagione? Perché è davvero difficile secondo me trovare una chiave in questo momento, in queste condizioni soprattutto, perché questa secondo me non era una partita come tutte le altre. Guarda, la chiave è il mettersi a disposizione dei ragazzi, il chiedere professionalità innanzitutto, ma soprattutto spirito di sacrificio e toccare le corde morali dei ragazzi. Ho avuto la fortuna di avere questa opportunità di diventare il capo allenatore della squadra della mia città. Nelle partite che abbiamo disputato, da quando ci sono io almeno, penso che l'energia, la voglia si sia vista come oggi. Sappiamo poi avere delle difficoltà che sono fuori dal campo, ma che ci interessano relativamente poco, perché paghiamo le colpe che non sono nostre, perché sono di gestione precedente, purtroppo sappiamo che c'è questa difficoltà, è reale, ma il nostro lavoro è quello che si fa all'interno del gioco, quindi dobbiamo osservare solo per la mente e farci valere sul pezzo. Mi sembra che anche oggi è sempre sconfitto per quanto pare. Infatti, una buona prova di dimostrazione a parte l'Avellino, che è rimasto in partita per gran parte della partita. Adesso il play-out. Cosa ti aspetti dal play-out e soprattutto ci credi davvero tanto nella salvezza della Scandone? Certo, io ho sempre creduto nella salvezza delle squadre. Dal primo giorno di allenamento ho sempre avuto questo obiettivo, riuscire a portare la squadra prima guarda a raggiungere questa salvezza. Spero e penso che con questo atteggiamento possiamo giocare le partite, possiamo giocare tutte le partite che siamo. Sappiamo di avere problemi, di rotazioni, problemi di taglia, ma non ne facciamo un dramma, anzi proviamo a farlo tutto di forza e spero e sono sicuro che i ragazzi mi daranno il tempo di provare a vedere questo. Grazie mille, coach.